Beh, è intuitivo che una terapia che mantiene l'efficacia nel tempo migliora la qualità di vita costantemente del paziente che vi è sottoposto, quindi è da un lato molto destruente per la qualità di vita che sappiamo correla anche con l'attività di malattia, ma è una cosa specifica del vissuto del paziente, il fatto che continui cambi di attività, continui entrare e uscire dalla malattia impattano sulla sua vita, impattano anche in termini di sua capacità sociale, capacità lavorativa, capacità di vivere una vita piena, quindi avere un trattamento più efficace, avere dei trattamenti eventualmente anche combinati più efficaci anche sulla qualità di vita è essenziale per una buona cura di queste malattie. Beh, il vantaggio per il sistema sanitario nazionale e il vantaggio non solo per il sistema sanitario nazionale ma per tutto il welfare, oserei dire, è proprio quello di avere una sorta di chi più spende meno spende, ossia spendere oculatamente, trattare correttamente la malattia, migliorare la qualità di vita dei pazienti, si può trasformare in tutta una serie di ricadute in cui quei denari investiti nel trattamento attraverso l'utilizzo di un farmaco ritornano poi in termini di minori assenze lavorative, minor rischio di invalidità perché questi pazienti possono andare incontro anche a un'aumentata invalidità e quindi altri costi sociali. E vengono generalmente, ci dicono le statistiche, riequilibrati in buona parte. Quanto più stabile, quanto migliore è l'efficacia terapeutica, tanto più si risparmiano i denari successivi. Si pensi anche banalmente che un farmaco che perde la sua efficacia durante il tempo spesso richiede l'intensificazione del dosaggio, che richiede quindi raddoppio o triplicazione dei costi, che invece con degli altri farmaci che rimangono stabili non ci sono. Generalmente viene considerato solo marginalmente nelle analisi economiche più frequenti.